And now, please, stop for a while. Concentrate, because we need all of your attention. Questa è Claudia. In questa foto aveva 4 anni. Oggi è cresciuta e frequenta la seconda ragioneria in questa scuola di Santeramo, in Puglia. Qui fuori, per tutto l'anno, c'è sempre quel signore lì, Gaetano, il suo papà. Avrete sentito parlare di lui in queste ultime settimane. Gaetano, come molti genitori, accompagna sua figlia tutte le mattine. Ma a differenza degli altri, poi, non va via, non va a lavorare. Resta qui fuori dalle 8 all'1, chiuso in macchina ad aspettarla. Ed ora vi spieghiamo perché. Sto in quella macchina là perché mia figlia ha bisogno di me. Mi sono venuto a mancare le forze. È come se una macchina perfetta, tutto in ordine, gli viene a mancare la benzina e si spegne. A 5 anni Claudia comincia ad avere dei problemi, apparentemente non gravi. È sempre stanca e spesso perde l'equilibrio. Cadeva spesso, iniziava a barcollare, inciampava da sola sui suoi piedi. I medici dicono no, è tutto a posto. Ma Claudia continua a cadere, comincia a vomitare anche prima di mangiare. Iniziò a perdere forza perché giustamente non assimilava, però poi scomparse tutto il vomito e le cadute continuarono fino a quando poi andammo a Milano. Gaetano e sua moglie Tina iniziano a girare tutti gli ospedali d'Italia, ma nessuno riesce a capire che malattia abbia Claudia. Sebbene la stanchezza, la perdita di equilibrio, di peso, il vomito siano alcuni dei sintomi riconducibili a malattie come la Duchenne o la SLA, la bambina risulta negativa a tutti i test. La situazione incominciò un po' a peggiorare, sì. Se crollava a terra non si alzava più da sola. Claudia sta sempre peggio e l'unica cosa di cui i medici sono sicuri è che si tratti di una malattia neurodegenerativa. E una notte di 2 anni fa mia moglie sentì un urlo e corremmo tutti quanti, ma Claudia non respirava più. Claudia non respira, perde conoscenza e in ospedale la operano d'urgenza. Le viene fatta una tracheotomia. Quando i medici escono dalla sala dicono di aver aspirato un blocco di muco mai visto, grande come una mela. Dove stava questo blocco di muco? All'interno si era formato sui polmoni, le aveva bloccate le vie respiratorie. Scusa se ti faccio questa domanda, a volte è anche un po' stupida, entro così nei dettagli, nei particolari, ma ti spiego un po' qual è la nostra idea. L'idea è quella di raccontare al mondo la storia di Claudia, visto che oggi, che ha 15 anni, ancora nessun medico è riuscito a dare un nome alla sua strana e misteriosa malattia. Quindi, così come lo state sentendo, tradurremo in inglese questo messaggio d'aiuto e lo condivideremo su tutti i social network. Chissà che un medico o comunque qualcuno che abbia visto una situazione come la vostra si ritrovi nella vostra storia e arrivi una risposta, che ne so, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dal Sudafrica, purché arrivi qualcosa, insomma, sì, no? Sì, e questo è il mio scopo, cioè cercare di aiutare Claudia, insomma, a guarire. Papà Gaetano accetta e noi siamo super contenti perché così magari si sentirà un pochino meno solo quando la mattina se ne starà in macchina ad aspettare Claudia, che ci tiene tantissimo a non perdere nemmeno un giorno di lezione. La scuola è come la medicina, è come un farmaco. E lì gli dà coraggio, capite? Lì trova la forza di resistere. È la prima ad entrare e per nulla al mondo rinuncerebbe ad uscire insieme a tutti i suoi compagni dopo la campanella. Ed eccola lì, sulla sua carrozzina. Dopo quella notte in cui ha smesso di respirare, è rimasta in rianimazione per 2 mesi. Sdraiata tutto il tempo nel letto d'ospedale, ha perso anche le ultime forze che aveva per riuscire a camminare. E purtroppo ha ancora la tracheo, da allora infatti non l'ha più tolta. Ma tutto questo, come vedrete, non impedisce alla nostra Claudietta di essere sempre allegra e curiosa. Claudia, ciao, piacere, io sono Nina. Nina, con la N di Napoli. Di dove sei? Sono di Roma, vivo a Roma da tanti anni. Quale origine? Sono abruzzese di origine, anzi mezza napoletana e mezza abruzzese. Claudia giustamente ci tiene a sapere con chi sta parlando ed è anche un'appassionata di geografia, un po' meno di matematica. Come va la matematica? Va bene? Bene. Va bene? Per fortuna però a casa c'è suo fratello Saverio che ieri, come spesso accade, l'ha aiutata con i numeri. Ti ha fatto una lezione? Sì. Ma si è pagato, te l'ha fatta gratis? No, gratis. A gratis, può essere. Per la parentela, diciamo. Eh sì, ma secondo famiglia. Ha fatto una lezione. Una lezione gratis sta a fazza. Sì. Dopo aver messo a posto la carrozzina e gli attrezzi, tra cui il respiratore che Gaetano per eventuali emergenze si porta dietro come fosse un cellulare, passiamo a prendere Saverio e capiamo che la vita di questa famiglia ruota davvero tutta intorno a Claudia. Da quando lei si è aggravata, suo padre, che nella vita fa il meccanico, lavora solo di pomeriggio quando sua mamma Tina, insegnante, torna a casa. Una nuova casa che Gaetano ha da poco sistemato proprio sopra la sua officina.
non vuole mai stare a più di 20 metri dalla sua bambina. Salve, piacere, Nina. Mamma Tina preferisce non apparire. La sentirete, ma non la vedrete mai. La signora che vedete, invece, è l'infermiera della ASL, che ogni giorno a quest'ora viene qui a medicare e a pulire il buchino della tracheo. Ma oggi, dopo questa operazione fastidiosa, Claudia si vizierà un po'. Abbiamo prenotato la parrucchiera che vuole lisci. Veramente? Ma perché te li vuoi fare lisci sti capelli? Tu sai che chi te li ha lisci vuole lisci e chi te li ha lisci vuole lisci. E certo, nessuna di noi si accontenta mai. Mentre ci confidiamo su queste cose da femmine, l'infermiera fa il suo dovere. E che brava. Anche nelle condizioni peggiori, sembra che ma poi lei è coraggiosa. Lei dà coraggio agli altri. Anche se è piccola, lei è molto grande. Poi mi dà delle ricette. Perché sai cucinare? Sì. Impartisci ordine alla mamma. Fa lo chef. Sì, lo chef, allora. Io sono la suattera che sta in cucina. Lo chef è anche una gran mangiona e ama la cucina locale. E poi in Puglia si mangia bene. Questo, guarda, firmo e sottoscrivo, si mangia benissimo. Sì, pure in campagna. Pure in campagna. A me piacciono i peperoni verdi tutti. I peperoni verdi? Un piatto che, come altri, ama consumare davanti alla televisione. Sailor Moon. Oltre ai cartoni animati, Claudia ha una grande passione per la musica italiana. Il mio preferito è Eros Ramazzotti. Una terra promessa. Sì, io preferisco Fuoco nel Fuoco. Come fa Fuoco nel Fuoco? Fuoco nel Fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei. E basta poco, che l'ho già capito chi sei. I suoi pomeriggi passano così, tra canzoni, TV e il suo videogame preferito. Subway Surfer. Ah, io non lo conosco questo gioco. È bello. Che record c'hai? Il record di mio fratello nessuno li può battere. Ma dalla parrucchiera a che ora ci dobbiamo andare? Boh. Boh. Facciamo venire qua. Sì. Ti piace che venga qua o...? Sì. Meglio, no? Più comodo. Una vera signora, perché le vere signore hanno il parrucchiere a casa, diciamolo. Poi i capelli sono biondi. Sono... no, sono castani. Poi dopo ci sono dei colpi di sole. Ma... stai meglio castana. Non ti piaccio bionda. Ormai siamo amiche e tra amiche ci si dice sempre la verità. E soprattutto ci si confida, preferibilmente in cameretta, dove Claudia mostra orgogliosa il suo nuovo lettone. Ha il contenitore sotto. Tra le tante cose di cui parliamo, mi dice che le piace un sacco il francese. On peut parler français? Oui. Oui. Io sono stata nel sud della Francia. Dove? A Lourdes. Poi sono stata pure a Meggiugorje. Pure? Sì. Ah, ma giri un sacco, ti portano spesso in giro, mamma sì. E papà. A Meggiugorje. Una spacchinata. Claudietta è troppo forte e infatti ha tante amiche e anche degli amici maschi simpatici. Soprattutto uno. Soprattutto uno? Sì. In che senso? Oh, no, niente. Delly. È il soprannome? Sì. Ma ti piace sto Delly? È più piccolo di me. Vabbè. È bello? Com'è? A tutti gli sfoghi. I brufoletti c'ha qua? Sì. Vabbè, l'acne giovanile, è normale pure quello, Tu non ce l'hai, c'ha una pelle bellissima, però... Poi mi piace Paolo. Paolo sa che ti piace? Sì, viene ancora a scuola con me purtroppo. Come purtroppo? Perché soffri quando lo vedi, non ricambia? Anche me, com'è? Sì. I maschi a questa età sono un po' stupidi, fattelo dire da una che è un po' vecchietta. Sì. Poi cambiano idea. Senti, ma e che fai quando stai qua in cameretta? Che pensi? Che fai? Che sogni? Sogni la tracheo. Sogni di? Toglimi la tracheo. Togliere la tracheo. E certo. È stancante? Sì. Però è utile, no? Sì. Per adesso, fino adesso è stata molto sì. utile. Il momento in cui la tracheo pesa di più a Claudia è quando deve mangiare. A tavola, oltre a un sacco di cose buone, non manca mai questa siringa che serve per cuffiarla, cioè per gonfiare un palloncino attorno al tubo della tracheo ed evitare che il cibo la soffochi. E con l'aria nel palloncino questa cosa è scongiurata. Sì.
come vedete i genitori di Claudia sono diventati i suoi primi infermieri. In questi 2 anni hanno imparato a conoscere il suo corpo e hanno scoperto ad esempio che il latte e il formaggio la indeboliscono ulteriormente, anche se dai test allergici non risulta intollerante. E per lei, che ama tanto mangiare, è veramente un sacrificio rinunciare a certe cose. La burrata che è buona. Che lo so che però non la mangi più, sì. Me l'ha detto papà, peccato, eh. Vabbè, però meglio così che almeno stai meglio, no? Sì. Dopo pranzo per Claudia scatta l'ora dei compiti. Se poi vuoi, mamma non mi chiami, sto di là. E noi ne approfittiamo per scambiare 2 chiacchiere giù in officina con Gaetano, che tra poco deve iniziare la sua mezza giornata di lavoro. Io sono arrivata, non vi conoscevo, immaginavo di trovare una famiglia un po' più triste, invece siete tutti belli, allegri, ridete, scherzate, ironizzate anche con Claudia tanto. Ci scherziamo pure sulla sua situazione. La terapia di papà. Sì, Claudia ride tantissimo. Tu stai dedicando la tua vita ad essere lì per lei. Sì. Perché la tira su, questa è terapia. Quando parlo con altri genitori che sfortunati come me, dico, ragazzi, non vi dovete arrendere, i figli sono nostri, sono noi i primi che ci dobbiamo attivare, perché mia figlia sta a scuola e sta tranquilla, che non gli potrà accadere mai niente, perché sto io là. Qual è stato il momento più duro? Il momento più duro è stato quando Claudia stava in rianimazione. Non averla a casa, quella è stata per me una cosa brutta. Senti, come te la immagini tra 10 anni? Tra 10 anni non me la immagino così a Claudio. Io fra 10 anni la immagino la sua vita normale, che si sta riprendendo. Però adesso ha bisogno di aiuto. Lei dice, io sto in questa situazione momentaneamente. Per il momento il mio corpo ha bisogno di stare così. Sta in queste condizioni, però è una cosa momentanea e sono sicuro che accadrà. Papà Gaetano è un guerriero, non si arrenderà mai. È convinto che da qualche parte nel mondo ci sia una soluzione per far guarire la sua bambina, che oggi ha esaudito un suo piccolo desiderio, avere i capelli lisci. Riscuoterai successo domani, te lo dico, capito? Fai dei bei sorrisi. Allora, noi ce ne andiamo. Montiamo il servizio, lo traduciamo pure in inglese e lo mettiamo su internet. Perché? Perché così magari nel mondo un medico o qualcuno che ha vissuto la tua stessa esperienza ci vedrà e riusciremo ad avere un confronto e parlare di questa cosa che ti è successa. Magari è successa pure a qualcun altro, non sarei mica l'unica, no? Boh, torniamo allora. Ok. E che torniamo a fare? Tornate a mangiare. Me lo dà un bacino? Ed ora, con negli occhi il sorriso di Claudia, dobbiamo condividere il più possibile la sua storia. Dite ai vostri amici in America, in Australia, ovunque siano, di postare questo video sulle loro bacheche, su Twitter, via mail. Lo abbiamo tradotto tutto in inglese e adesso lo caricheremo anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito, dove potrete trovare anche una breve sintesi della sua cartella clinica. E questa è la casella di posta a cui bisogna scrivere. info@helpclaudia.com. Mi raccomando, il video deve girare il più possibile, perché solo così possiamo sperare che qualcuno riesca a dare un nome alla malattia di Claudia e accendere una piccola luce sul futuro di Gaetano, Tina, Saverio e soprattutto del loro più grande amore.